se il cronoprogramma sui beni già finanziati possano rispettare tra progettazione, indizione della gara, progettazione esecutiva, indizione della gara e completamento i tempi dei 12 mesi. Colgo anche l'occasione di questa conferenza stampa per ribadire che i piani di ricostruzione, quando parliamo di piani di ricostruzione non si parla di un piano di ricostruzione generale della città, però c'è un piano di ricostruzione, diciamo una visione generale della città, ma che poi si può declinare in piani di ricostruzione particolari delle singole porzioni della città che il comune dovesse ritenere meritevoli di un trattamento, no? Potrebbero essere uno, potrebbero essere due, potrebbero essere tre, potrebbero essere 20 piccoli piani di ricostruzione. Cosa che ha già fatto con questa mozione, perché con questa mozione ha delimitato una porzione di città che può essere oggetto di un piano di ricostruzione. Ribadisco che i piani di ricostruzione non sono solo un adempimento di una legge che per espressa nostra azione sono stati affidati ai sindaci, perché noi abbiamo voluto in fase di conversione che si parlasse e che si introducesse questo fatto dei piani di ricostruzione da affidare ai sindaci, l'abbiamo voluto noi, perché nella versione iniziale del decreto legge questa previsione non c'era. È stata una cosa che abbiamo voluto inserire noi e in particolare il sindaco dell'Aquila, che addirittura ha individuato anche il nome che ha chiamato piano di ricostruzione. Ma quindi non sono solo un adempimento questi piani di ricostruzione, ma sono strumenti attuativi che possono riguardare, ripeto, più aree, più zone, dai quali desumere qualche cosa, cioè desumere la qualità urbanistica e architettonica, sociale ed economica della ricostruzione che verrà. Quando si dice, e l'ho letto in questi giorni nei resoconti che sono stati riportati dai cronisti, che di questi strumenti attuativi, peraltro vi posso dire abbastanza semplici e soprattutto trasparenti, non c'è bisogno, perché l'Aquila sarà dov'era e com'era, qualcuno dovrebbe dirci, dirmi, non solo a me naturalmente, quando dico, ma a tutti i cittadini aquilani, quali palazzi resteranno in piedi e quali invece saranno da ricostruire o da demolire. Delle centinaia di palazzi che sono stati puntellati dentro e fuori, chi è che deve decidere e quando deve decidere quale sarà il loro destino, se non il comune dell'Aquila o il comune, un diverso comune che nell'area del cratere? Ma quando dovrà dirle queste cose? Chi dovrà dire, e quando anche dovrà dirlo, se l'altezza dei piani resterà uguale, se le volte potranno restare alte a 6 metri, se l'intervento per il risparmio energetico e per la sicurezza dovrà essere fatto in un certo modo, perché non sento più parlare di sicurezza, di problematiche connesse alla sicurezza. Come dovrà essere l'arredo urbano? Quali dovranno essere gli usi e le destinazioni urbanistiche? I locali commerciali, non locali commerciali? Dove saranno i centri di aggregazione? Insomma, chi è che deve dire queste cose e quando è il momento che queste cose vengano dette? Ammesso anche che tutto sia esattamente uguale a com'era, ma questo è anche un'altra cosa che va detta e fino adesso non è ancora stata detta, cioè deve essere decisa dal comune e deve essere detta dal comune, ma anche se dovesse essere tutto esattamente uguale, ma quale sarà l'organizzazione logistica? Come saranno trattati gli spazi pubblici che ne risultano? Come saranno stati fatti, dove saranno i sottoservizi? Che ovviamente i progetti ci sono, ma Gonzasso Acqua dice che dei ritardi che connessi non si capisce a chi, al comune. Quali saranno i tempi? Insomma, nessuno vuole togliere al comune dell'Aquila queste importantissime prerogative, ma a questi quesiti prima o poi dovrà rispondere. Perché queste sono le cose che oggi sono ancora purtroppo un po' nebulose, se non completamente nebulose. Io credo, e sono stato sindaco, quindi non è che sto parlando da uno che non conosce quelli che sono i compiti, insomma, del comune, quelle che sono le prerogative, quelle che sono, diciamo, le strutture burocratiche in sostanza, quelli che sono, insomma, i compiti del comune. Io credo che oggi, per la città e per il futuro della città stessa, il comune, perché se io fossi sindaco pretenderei che fosse il comune deve dire qualcosa e dare risposte a questi quesiti che tutti si pongono. Da 2 anni aspettiamo quella risposta a questi quesiti.
posso rispondere a delle domande se ci sono, per ovviamente precisare questa relazione, ovviamente mi verrà data, perché insomma è bene che ci siano, però io credo che insomma non c'è bisogno né di intervento straordinario né di deroghe, ci sono tutti gli strumenti per andare avanti, manca una sola cosa, manca quello che dovrebbe essere una programmazione sia pur minima che consenta di rispondere a questi quesiti che non lasciano nell'incertezza la popolazione. Perché c'è tutto, c'è anche il possibile appalto, anche il modello passare dal modello risarcitorio al modello appaltistico è presente come possibilità nel decreto 23. Quindi prego.